servivo, una per me e uno per la signora, e poi si partiva verso il lavoro per andare a guadagnare la mia giornata e rendere felice alla famiglia. Io ho lavorato in tutto 27 anni, ma dopo 25 anni avevamo il diritto della nostra pensione, o malati o non malati, se uno voleva fermarsi, avevamo diritto alla pensione. Ma io ho fatto 2 anni in più, ho avuto dura per lasciare la società, perché non volevo, non dovevo continuare con loro. E pensavo sempre di ritornare come partivo, né farmi male, né restare bloccato sotto in una frana, era tutta una storia. Io ci sono riuscito, ma volontà. Andiamo a vedere la miniera. Qui ti davano la medaglia, vedi, c'era quella finestra, la guardia ti dava la medaglia e con la medaglia partivi, andavi nei spogliatoi, alla sala dei penduti. Questo era per l'arrivo. La medaglia, perché a noi non ci chiamava nessuno per nome, avevamo un numero. Si veniva a fare la nostra giornata per vivere, e capite? E sempre su il pensiero, contenti di arrivare, ma non si sapeva se si riusciva a risortire. Dal numero 1 al numero 1000, fino in fondo. Allora si arrivava, si tirava il lucchetto e si mandava giù la catenina, si mandava giù il vestito sporco e si metteva il vestito pulito, che si veniva da casa, si legava con un asciugamano e si risaliva su. Se non venivi col vestito pulito da casa, c'era la guardia che faceva la visita, ti rimandava a casa e perdevi la giornata. Vedi, qui ci sono le docce, dove si... queste sono le docce. Le prime lampade che si scendeva per controllare l'atmosfera scendevano con una gaiol con il canarino. Se il canarino dormiva doveva scappare perché c'era gas. E dopo hanno incominciato sempre più moderno, e poi è arrivata la lampada classica per controllare l'atmosfera, non per la luce. Per la luce erano queste lampade qui. Dal 46 fino alla catastrofe si lavorava con poca sicurezza, e dopo c'è stato quello che c'è stato, ha tutto cambiato, ma era sempre giù sotto al buio. Vedi, anche qua è uscito dopo la maschera, che ti salvava per un'ora, la aprivi, la mettevi e scappavi via se c'era il fuoco o fumo. Scendeva 40 persone alla volta e 40 rimontava, quanto ero, capito? C'erano 8 buchi, 5 persone ogni buco. Ma era, come ho detto, la miniera anziana, la circonferenza era piccola, l'ascensore era lungo, ma 5 persone ogni buchetto. C'era 8 piani. Quaranta persone alla volta scendeva e 40 rimontava quanto era l'ora. Va bene, questo è l'ascensore di 975 metri. L'abitudine ha fatto tanto, ma io il primo giorno, quando sono sceso, quando l'ascensore è partito,
mi ha mancato il respiro, è come cadi nel vuoto, capito? Il cuore mi è rimontato fino qui. Otto ore di lavoro per fare la tua minima, perché come dico, dovevi fare 3 metri di lunghezza su 1 metro di profondità. Quello era la tua giornata per guadagnare la minima. E dovevi scavare con questo martello pneumatico, capito? Per 8 ore. C'era qualcuno un po' più forte che faceva più dei 3 metri. E c'era qualcuno che non arrivava a fare i 3 metri. Si dipende il fisico e il carbone tenero, perché c'è quello che è tenero che fai prima e c'è quello più duro che devi tappare un po' più forte, e quella è la differenza. C'è Lino, buongiorno Lino. Ciao, come andiamo? Ciao. Come chiamo? Siamo qua. Salute. Salute Lino. Ai nostri tanti anni di Belgio. Esatto. Te sei nato qui, ma io... io sono nato qui, sì. Allora, alla vostra ragazzi. Allora, perché tanti italiani qui in Belgio nel 1946? Siamo in un'epoca dove l'Italia è disastrata dal conflitto 1940-45. Un accordo è stato preso il 23 giugno 1946 tra il Belgio e l'Italia. Contro ogni candidato minatore che dall'Italia viene in Belgio, il Belgio vende a un prezzo preferibile 200 kg di carbone. L'Italia l'ha sempre pagato a un prezzo ridotto, capito? Se mettiamo a dire la tonna di carbone era a 1000 lire, l'Italia l'aveva per 500 lire, metà. Ma più carbone rimontava la superficie e più l'Italia aveva carbone a prezzo ridotto. Non è che ha avuto il carbone per niente, capito? Allora, anch'io sono figlia di un minatore, che mi ricordo una sera mia mamma mi disse andiamo a prendere incontro al papà, e allora siamo arrivati lì a Marchenne a piedi, perché a quell'epoca le macchine non esistevano, e non lo vedevo e continuavo a dire ma dov'è papà, dov'è papà? E mia mamma, siccome era suo marito, era più, mi fa guardalo lì dov'è, e avevamo sempre quella preoccupazione che succedesse qualcosa, perché lui lavorava nelle taglie, a quell'epoca si diceva così, con il martello pneumatico, allora aveva delle schegge sui bracci, sulla pelle. E immagino che era quel. Allora si aveva sempre quella preoccupazione di dire: beh, speriamo che non succeda niente. E avevamo sempre quella paura di. Eravamo contenti di rivederlo, ritornare tutte le sere. E ogni tanto andavamo incontro per avere un po' più di sicurezza, diciamo. Ecco. Questo sottofondo sui cantieri era una pietà per 8 ore. Polvere, rumori del mortopicco, aria compressa, motori della macchina che portava via carbone. Prima, dal dopoguerra fino al 56, avevamo le lampade a carburo, si vedeva 2 metri di distanza. Dopo del 56 è venuto fuori queste lampade a faro sulla fronte, sul cappello, molto più chiaro, si viveva un po' differente, ma ci ha voluto 10 anni per arrivare là.
da quanto dal 46 fino a che non hanno fermato queste miniere, ne sono restati 3.000 morti sul 30 anni, dal 46 agli anni 70.